Ciao Alberto, Buonasera a ben tutti. trovato. La prima domanda che ti faccio è cosa scontata, ti chiedo come stai fisicamente perché era da un po' che non ci si vedeva. La seconda è, volevo il tuo punto di vista, però a me non è stata una prestazione così, diciamo, da essere soddisfatti. Volevo il tuo punto di vista. Ma allora, innanzitutto sì, sto bene, insomma, adesso sto bene, sono un po' di partite, ovviamente la mia condizione, soprattutto inizialmente, era un po' indietro, insomma, anche il ritiro sono arrivato dopo, quindi ci ho messo un po', insomma, per rientrare in forma. Adesso sto cercando di rimettermi un po' alla volta. Non penso di essere sicuramente al 100%, però insomma stiamo lavorando e di questo devo ringraziare comunque tutti quanti, dallo staff alla società, perché comunque mi hanno dato una grande mano in questo e anche i miei compagni soprattutto. La seconda domanda, riguardo alla seconda domanda, io penso che noi abbiamo fatto la partita per una buona parte di gara, salvo i primi 20-25 minuti nei quali abbiamo sofferto un po', però diciamo che c'è da analizzare il fatto che secondo me se si guarda il conteggio delle occasioni vere, forse noi abbiamo avuto un piccolo vantaggio. Al di là di questo io credo che sia stata una partita abbastanza equilibrata e che comunque il risultato tutto sommato ci vada sì, leggermente stretto, però appunto perché abbiamo avuto forse qualche occasione in più di loro. Poi per il resto penso che la partita sia stata fatta, la partita che avevamo preparato, siamo riusciti a giocare probabilmente molto, molto di più e anche meglio, secondo me, rispetto ad altre partite. C'è da dire che, ad esempio, con il Firenzuola abbiamo giocato probabilmente molto meglio di loro, eppure la partita l'abbiamo persa. Quindi comunque è un punto da portare a casa e c'è da lavorare sicuramente, da rimboccarsi le maniche, perché sappiamo che il campionato è lungo e è difficile. Non sono d'accordissimo, nel senso che a me è sembrata una delle prove meno brillanti di quelle lì, le ho viste tutte e da vivo. Tra l'altro, l'allenatore del Lumezzane diceva che l'occasione migliore l'hanno avuta loro. Insomma, io ho visto la squadra un po' in difficoltà nella costruzione del gioco rispetto ad altre volte, insomma. No, personalmente purtroppo le devo dire che non sono d'accordo perché io penso che abbiamo trovato buone trame, secondo me la partita era stata preparata bene, ripeto, c'è stato forse i primi 20-25 minuti in cui magari hanno avuto un po' più loro il pallino del gioco, ma poi secondo me la partita noi l'abbiamo condotta come avevamo preparato di farla, ecco, e penso che abbiamo fatto tutte le cose che avevamo provato in settimana e penso che siano riuscite anche discretamente, insomma. Poi naturalmente c'è da lavorare perché se la partita è finita 0-0 c'è da lavorare sicuramente perché le partite bisogna anche vincerle, però è comunque un pareggio contro una squadra che è organizzata in un campionato che secondo me è molto difficile.